Quasi 100 marittimi di Torre del Greco si sono presentati stamattina presso la Cassa Marittima di Napoli per protestare contro la chiusura della sede di Torre del Greco. Ormai sono più di 4 mesi e le notizie che circolano non fanno ben sperare in una prossima apertura. I 100 marittimi, coordinati da Vincenzo Alcardo, per più di 2 ore hanno gridato le loro lamentele e sono riusciti ad ottenere un incontro con la responsabile della Cassa Marittima di Torre del Greco, la dottoressa Trompetta, e il direttore dottor Sozio. I due responsabili si sono dichiarati solidali con i marittimi e la stessa dottoressa Trompetta, insieme al dottor Sozio, hanno dato la loro disponibilità ad un prossimo incontro verso la metà di gennaio per vedere gli eventuali progressi e per la riapertura della sede di Torre del Greco. Da Torre News, Bartolo Russo, buonasera.